Centinaia di persone, soprattutto giovani, hanno partecipato alla fiaccolata di preghiera dal Santuario della Consolata al Duomo di Torino, organizzata dalla Pastorale Giovanile Diocesana e dall'Azione Cattolica in occasione del 25° anniversario della beatificazione di Pier Giorgio Frassati. Una marcia all'insegna dell'audacia delle beatitudini. Ai pellegrini, a tutti i pellegrini, ma soprattutto ai pellegrini giovani che col Tour in Foriang giungono a Torino, abbiamo associato dei luoghi particolari, dei testimoni, una parola. Al Frassati la parola audacia, perché il Pier Giorgio Frassati visse tutte le dimensioni della vita, anche quelle più banali, ma con una marcia in più, diremmo, con l'audacia della fede. Al termine della marcia, l'arcivescovo emerito di Torino, cardinale Severino Poletto, ha celebrato la messa in Duomo davanti alla Sindone, animata dal coro di Azione Cattolica. Lui viveva una santità moderna, perché non era una santità del collo storto, era una santità inserita in una giovinezza che ha la sua esuberanza, che i suoi momenti di allegria, che si diverte anche in modo sano e onesto, ma una santità che non svende nessun valore profondo della propria coscienza e della propria fede. Il cardinale, i familiari di Pier Giorgio Frassati e i presenti hanno dunque sostato in preghiera davanti all'altare dedicato al Beato e infine hanno venerato la Santa Sindone.